Oddio, questi qua come li tiro giù? Questa è brutta. È finalmente giunto il giorno che tutti quanti stavamo aspettando. Switch Sports è stato ufficialmente rilasciato. E tra l'altro vorrei ringraziare Nintendo per uno, avermi mandato al gioco insieme a un po' di merchandise, e due, avermi permesso di provare Switch Sports in anteprima più o meno un mese fa. Tuttavia, quella era soltanto una demo e oggi abbiamo la versione completa di Switch Sports che non vedo l'ora di provare. Mi stanno tornando tutti i vibe di Wii Sports. Prima di cominciare però vi ricordo che tutti i giorni, tranne la domenica, potete trovarmi in live sul mio canale Twitch. Link in descrizione e nel commento pinnato in alto. E ora avviamo Switch Sports perché non sto più nella pelle. Per giocare muovi il corpo? No, zio, mi stai già chiedendo troppo. Io sono uno youtuber, sono uno streamer, non sono abituato a fare movimento fisico. Collega il laccetto per Joy-Con e tieni... Sì, sono sicuramente in possesso dei laccetti. Ciao Nintendo, non ti arrabbiare con me. Yes, Nintendo Switch Sports. Ora, primo punto all'ordine del giorno, dobbiamo assolutamente creare il nostro avatar. La cosa che mi piacerebbe sapere è se esiste una campagna single player, tra molte virgolette. Mi piacerebbe un sacco fare di nuovo una scalata al campione con quel sistema di ILO come c'era su Wii Sports e Wii Sports Resort. E per quanto io non lo veda nel menu, esiste una cosa chiamata Lega Pro. Sta scritto proprio qui nella confezione e spero vivamente sia quello. Anche dovesse essere online, io spero sia quello. Direi di partire con quella che mi è piaciuta di più tra tutte quelle che ho provato fino ad ora, cioè il bowling. Pista standard o pista speciale? Allora, con calma, facciamo le cose una per volta. Inizia carriera? Oh boy, oh boy. Yes, si può giocare con i Mii. Ok, vada per il Mii. La faccia sarà un po' ignorante vista in mezzo agli altri avatar tutti moderni, però vada per il Mii. Vestiti e accessori? Beh, ovviamente andiamo in color verde lime, direi. Cos'è questo? Il tag di gioco? Nonno per sempre. Yes, sono proprio io, sono nonno per sempre. Ok, come vi dicevo, io questa modalità l'ho già provata in due occasioni separate, per giunta. Tearless nonno per sempre. Ma comunque posso dire che mi hanno fatto un po' troppo sexy per quel che mi riguarda. Comunque vorrei sbloccare vestiti nuovi per il mio avatar perché non mi piacciono. Oh, guarda che cosa bella. Non devi impazzire con il cacchio di sensore per il Wiimote. 3, 2, 1. Oppala! Top partenza? Ma come non era strike? Devo riuscire a beccarli in maniera tale che uno dei birilli vada a schizzare contro l'altro. No! Iniziamo già molto male. Bello? No, di nuovo. Come si direbbe in Francia, le big rosique. Dai. Ma vaffanculo. Ma sempre quello stupido birillo lì, poi. Oh, alleluia. Il nostro primo strike. Che bello. Oh, cazzo. Gira, 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 gira. Uno solo. Ho già il beef con i birilli all'angolo. Dobbiamo un attimo ripigliarci qua. Oh, yes. Sono già il più bravo, cazzo. Sono già il migliore. No, di nuovo quello all'angolo. Io giuro, adesso vado ad assumere un cecchino che ti sparo ogni volta che lancio la palla. Ciapala. Guardate quante volte ho fatto 9. È tutta colpa di quel singolo birillo, eh. Bella questa, bella. Vado avanti a mo' di spare. Oh, non mi lamento se vado avanti a forza di spare, perché comunque è un buon punteggio, però... Sarà un modo per smurfarla, proprio come nei vecchi Wii Sports. Bastava mettere una certa angolazione e cadeva giù tutto. Forse è così. Bello, chiudiamo con lo strike. Tua mamma. Mannaggia le piste di bowling di Spocco Square. È vero che c'ho il tiro bonus perché ho fatto spare. Dai, chiudiamo con un bello strike, così siamo tutti contenti. Non è strike. Dai, e quanti punti abbiamo fatto? Vediamo. 146. Hai collegato il laccetto per gioia. Lo sanno, mi stanno osservando. Direi di andare a provare uno dei nuovi sport, cioè la pallavolo. E credetemi che è tosta la pallavolo. Va bene, dai, andiamo a provare la pallavolo, se no non ne usciamo più. Ho bisogno del tutorial di nuovo? Assolutamente sì. Allora, per il bugger devo far così, per l'alzata e poi per schiacciare. Ok, no, no, ce la posso fare, continua. A pipolitto proprio, a pipolittissimo. Ah, sì, Tearless e Chevon contro Gabriel e Fritz. Minchia, già che ti chiami Fritz, devi meritarti la sconfitta, muoviti. Ah, che schifo di schiacciata, amico. Ok, alza. Vai, Chevon. Vai, Chevon. Bravissima. Vedi qua, vedi qua. Bravo. Yes. Madonna, che azione. Che faccia cattiva che c'hai, zio. Vai, di nuovo, servi. Vai, ottimo tempismo. Ah, era uscita. Era uscita tantissimo. Qua abbiamo bullshittato noi. Madonna, ha toccato per 2 mm la linea. Salta. Giù.
Vabbè, ma siamo troppo bravi. Non è affatto la difficoltà pepega dei nostri nemici. Nemici, avversari. Ok, comunque in tutto questo io non vedo nulla che abbia a che fare con la classica scalata verso il campione di cui vi parlavo prima. Mi sa che quell'aspetto lì sarà tutto quanto online e ci sta. Fatemi sapere se volete vederlo, perché io ci terrei un sacco. E ora torniamo a uno dei vecchi sport, il tennis. Allora, doppio tirless contro Misaki Analista e Patrick 100%. Allora, le meccaniche del tennis dovrebbero essere le stesse che c'erano in Wii Sports, e quindi non dovrebbe essere troppo complicato, fortunatamente. Io sapete che ho già paura per il badminton, perché se lo hanno aggiunto vuol dire che le tecniche sono leggermente diverse. E siccome il gioco l'ho provato, vi posso confermare che lo sono. Che partenza, guarda qua. Ma no, cos'era sta merda, zio? Entro di primo tempo. Mamma mia. Di primo tempo non vuol dire niente, volevo dire volé. Sto facendo troppo FIFA, non sono più abituato a parlare di sport che non siano calcio. O comunque quello davanti può anche colpire la palla, ci più. Pop! Doppio rimbalzo di nuovo. Minchia, ma quanto forti siamo con le schiacciate. Troppo forte, Pelatier. Troppo forte! Patrizio 100%. 100% perdo contro Tearless. Mi è andata attraverso la saliva. Posso dire che si sentiva la mancanza di un capitolo sport per le console Nintendo? Spero che alla prossima volta lo pubblichino subito o quasi, perché è una di quelle cose che avvicina molto le persone alla console. Magari mi sbaglio, ma sono piuttosto convinto che se non fosse mai esistito Wii Sports, la Wii non avrebbe avuto tutto quel successo. Sentite, l'ho menzionato poco fa, quindi andiamo a provare il calcio, ma più precisamente una modalità specifica del calcio, cioè i calci di rigore per cui servirà la fascia. Ma tra l'altro non solo la fascia, fatemi anche mettere i calzini targati Wii Sports. Non Wii Sports, Switch Sports. Quanta fatica farò a dire il nome giusto. Ah no, va che fico. Mi rendo conto che in questo modo mi verrà tagliata la faccia e che mi sentirete poco, ma è l'unico modo che abbiamo per provare questa modalità. Infiliamoci dentro il Joy-Con. Assicurati di avere abbastanza spazio attorno a te. Sì, fatemi togliere la sedia, tra l'altro, va là. Che sennò qua esce fuori un disastro. Facciamo un po' di stretching, che non si sa mai qua. Ecco, bravo, bravo anche tu, Pelatier. Perché Michael ha scusa come tag? Parte la CPU. Attenzione. Ti prego, cannalo. Sbagliami il rigore, che io faccio una fatica in sta modalità. Come da basta. Palo. Bene così. La cosa difficile sarà dare il tempismo giusto. Sì. Il sì più no del mondo. Ciao Kamar, vai a venire anche tu a giocare. Ma pirla che ha preso il palo sto qua. Posizione, tempismo giusto. Pop. Ah, cacchio, ma si stringe sempre di più la porta, quindi diventa sempre più difficile fare gol. Ok, dai, segna, almeno possiamo andare avanti al tran. Tre pali su tre. Questo qua lo faccio al contrario, lo faccio di tacco questo, guarda. Ah! Sorvacchio, tagliala. Ti prego, fammi gol. Ma sei un pirla. Quattro volte sul palo, ma si può. Ah, ma posso andare avanti a tirare anche se ho già vinto automaticamente? Vabbè, allora easy, scialla, guarda qua. Pop. L'ho fatta apposta per dargli una possibilità di rimontare, in realtà. Oh, cazzo, è vero che vale punti doppi l'ultima? Mi ero dimenticato. No! Mo, ce ne ha sbagliati 4, l'ultima che vale 2 la segna. Ovvio. Pop. Abbiamo vinto. Comunque è una figata sta cosa qua. Posso cambiare la difficoltà però del mio boy? Vai con la CPU fortissima, voglio vedere. Kamar, però devi spostarti da qua. Amore, non voglio tirarti un calcio per sbaglio. Siamo contro Andy finale e parte lui a tirare i rigori. Kamar, sei in un punto sbagliato però. Dai, mi stiro il bicipite femorale se non faccio attenzione, eh. 1-1. Tanto lo sbaglia Andy, guarda. Ma come gol? C'è il replay. VAR, voglio il VAR. Mi rendo conto che fa schifo senza la mia faccia, ma è l'unico modo per farvi vedere tutto. Yes! No, Andy mi segna tutto però. Se Andy segna tutto è problematico, dobbiamo fare attenzione. No! Cacchio! Ma quanto grande diventa la porta. Ciao, questo lo deve sbagliare, non può segnare anche questo. No. Yes! No. No, ho sbagliato come un pirla. Se segna questo per me è finita. Ti prego Andy, sbagliala. L'ha messo. C'è il gatto che si è sdraiato per terra. Guardalo qua. Però con che faccia triste il mio Mia adesso, ma dai. Va bene, va. Riprendiamo la sedia e cambiamo sport. Anzi no, non cambiamo sport. Torniamo a giocare a calcio. Però andiamo a farci una partita vera e propria di calcio. Tra l'altro modalità che tra poco, e con tra poco intendo dire tra qualche mese, tecnicamente dovrebbe avere il supporto per la fascia della gamba. Il che sarà meraviglioso perché renderà il tutto ancora più trash. Vai 4 contro 4, me la sento. Possiamo anche piazzare i cross. Colpo in tuffo, devo muoverli entrambi giù così, vero?
Che Pepe Gottata da vedere. Oh, vediamo chi ho in squadra, perché qua non voglio giocare con dei Pepe Gotti. Ian Drago, Steph non male e Steve Lavoro. E siamo contro Oscar e Pablo, Shauta e Iromi. Oddio, che bello, abbiamo il ring della stamina in stile Breath of the Wild. Bravo Ian che sta in porta comunque. Ce l'ho, lascia. Bravissimo che vai a calciare. Pallone che va verso la porta avversaria. C'è solo Pablo a difendere. Ci facciamo auto assist. 1-0. Pelatier con il gol. E poi prende a calci Pablo. Ti è stronzo, impara a difendere. Oh, ma che scatto felino sulla sinistra che ha fatto Pelatier. Steph di testa. Mamma mia. Dimmi testa, dobbiamo far prendere a Oscar. Inaspettato. Il 2-0. Andiamo a prendere a calci in faccia Oscar. Mi sta cadendo il microfono, si è rotta la scrivania. Ma proprio mo mi si doveva rompere la scrivania. Devo tenere in equilibrio. Tearless, cosa vuoi? Sto tenendo in equilibrio il microfono, altrimenti cade insieme alla scrivania. Vai che mi faccio autogol. Vai. Vai che mi faccio autogol. Yes, 2-2. Cosa succede se finisce pari? Oddio, cioè si aprono le porte e vai al golden goal essenzialmente. Ma come si aprono le porte? Questo è bullshit. Non so se difendere o se andare avanti. Vai, ma figa, c'hai la porta enorme, sbagli anche. Steph, bravissima. È gol, è fatta. Grande Stefania. Che sport ci rimangono? Il badminton e la ciambara? Andiamo con la ciambara, che questo qua lo conosciamo bene. Ma sappiate che è stato revampato. Io personalmente preferisco di gran lunga le due spade. Poi per la CPU chi se ne frega. Dai che ci sappiamo andare con la ciambara contro Ashley esigente. Ma con che faccia brutta io però. Ok, guarda che ti paro il colpo, zia. Oh, aia. Oh. Sono troppo scarso però. In testa, oh cazzo, in testa non va più di una volta. Spigila! Vigila! No! Parità! Vai, round numero 2. Questa volta dobbiamo essere più aggressivi, ok? Si va di destra e sinistra. Destra, sinistra. Fanculo, colpisci lei. Oh! Uff. Mi ha menato. Au! Ho sbattuto contro... Ecco perché ti dicono di avere abbastanza spazio attorno. Aua. Comunque ho vinto lo stesso mentre soffrivo, eh. Comunque la ciambra rimane sempre lei. Sempre abbastanza standard come sport. E signori, a questo punto andiamo a provare l'ultimo degli sport che ci manca, cioè il badminton, giusto? 5 punti. Sarà tosta questa. Credetemi, sarà molto tosta perché ogni movimento corrisponde a un colpo. E quindi non devo caricare il colpo come nel tennis. Vi giuro, è il primo punto che ho fatto. E no, non in questa singola partita, quello è ovvio, grazie al cazzo. Ah, ma io ho il punteggio dietro la webcam, whoops. Dal prossimo giro lo metteremo altrove. Comunque, era tipo il mio primo punto in generale nel badminton. Quando ho provato il gioco in anteprima. Ma, birletta! Ma sono troppo forte. Top commentary, comunque. Era tipo se mi muovo troppo presto che si tuffava a caso, vero? Non lo so, perché apparentemente sono imbattibile, cazzo. Ma sapete che me lo ricordavo molto più difficile, il badminton? Oh, può essere che abbiamo fatto degli aggiustamenti, La demo che ho provato io era un po' diversa. Ma come dentro? Ma sei scemo? Ma dai, Misaki! Ma ti è arrivato il campanile in faccia! Ma dai! Ma che pirletta, ma che pirletta sta Misaki analista, vabbè. Stai giocando da un'ora, che ne dici di fare una pausa? Solo un'ora? Voglio fare una partita online. Una! Ciao! Bella, buongiorno. Dopo ogni partita riceverai punti per ottenere vestiti e accessori. Oh, ecco come posso diventare pelato. Tra l'altro la cosa bella del bowling è che non è una partita 1v1. Se non sbaglio è una sorta di battle royale con tipo 10-16 giocatori. Ma che bello, cazzo. Ma perché tutti quanti sono già iper personalizzati e poi ci sono io pirletta col mio Mii? Passano i primi 8... Ah, minchia. Metà gente viene falciata dopo 3 tiri. Non è carina come cosa, lo sai, vero? No, che schifo. Mamma mia, che pessimo. No, come quella al centro. Prossimo round. Non è strike. Devo fare attenzione perché poi qua sminchio tutto io. Buono. No, che schifo. Oh, c'è solo Gwen Stefani per ora davanti a me. Gli altri hanno fatto ancora più schifo. Il che è alquanto improponibile però. E siamo ancora tutti quanti mezzi imbranatini. Bello. Quello centrale. Vai piano, vai piano. Ok, perché Piero ha un cerchio intorno al 7 e noi no? Oh, che vuol dire? Passano i primi 5 su 8, quindi non verremo dimezzati di nuovo, per fortuna. Bello! No, ha curvato troppo, maledizione a me. Con calma. Bellino, altro che con calma. Preciso, preciso, cacchio. Ma davvero c'è secondo uno che ha fatto 2 col primo lancio? A meno che questa qua non sia la partita di tutorial e io non stia giocando contro Pepe Gotti qualsiasi. Nel senso contro i bot, il che è possibile. Non girare! Oddio, questi qua come li tiro giù? Questa è brutta. Non era questo il tiro che avrei dovuto fare, no.
Dacci dentro fino alla fine. Ok. Speravo di riuscire a fare il colpo impossibile, cioè che toccasse il birillo al centro e poi curvasse per prendere quella destra mentre il birillo andava a prendere quella sinistra. Sarebbe stato lo spare migliore del mondo. Dai, datemi sta medaglia. Il nonno per sempre ha vinto. Punteggio 96, che quanti punti mi dai effettivamente ora? Come 80. Ma voglio spacchettare, perdonatemi, ma voglio spacchettare. Andiamo a fare pallavolo che mi era piaciuto un botto, vai. Ah, però lo stesso buono. Alza per la Sandra. Buono. Grande Sandrona. Bella questa. Non so con che tempismo perché ho sbagliato tutti i movimenti, ma è entrata alla grande. Oh, ma la chiudiamo così. Cappottone 5-0. È dentro. 5-0, cappottone per noi e Sandra. Oh, e finalmente possiamo spacchettare. Io voglio la barba, voglio la barba, voglio la... E la racchetta. Quindi ora al posto di quella verde posso usare questa qua in legno. Bellina. Dai, Erin. Ottieni 7 punti per vincere. Come 7? Ma che bella la racchettina però, eh. Non dico niente. È colpa della racchetta, ragazzi, non funziona. Buono, 1-1. Comunque non vorrei dire, ma il tempismo funziona in maniera leggermente diversa rispetto a... Aia! Ma come fuori? Leggermente diversa rispetto a Wii Sports. E bisogna prenderci un attimo la mano. Bello ad incrociare. Schiaccia. Incrocia. Bellino. Ok. Molto Pepe Gotto sto punto, perché ha tirato una face plantata a terra che metà basta. Guardalo com'è caduto. Schiaccia. Tempismo giusto, palla in buca. Oh, mo Rin la stiamo arando, eh. Oh no. Ma ma dai. vabbè. Questa qua ha grande classe. La facciamo tuffare da una parte e poi dall'altra. Proprio in pieno stile Lucia sul ping pong di Wii Sports Resort. Oh, bella vittoria, me e Sosia. Ora puoi scegliere fino a 3 sport. Scegli più sport, troverai avversari più rapidamente. Oh. Dai, facciamoci sta partitina a calcio. Poi direi che per oggi può anche bastare. Cominceremo la nostra scalata verso il milione. Vai, Alicia, tutta tua sta palla. Te la lascio, aspetto il cross. Larga, bello. Nessuno dica niente. Vai col contro cross. Bello! Grande shouta con l'assist. Che pezzo. Oh, mi ha messo il cross perfetto. Coordinazione, gioco di gambe. E si insacca l'1-0. No! Ho sbagliato da lì. Ma che gol stupido ho fatto adesso. Ho fatto il gol come Pinamonti contro il Napoli l'altro giorno. Cioè col portiere che prova a calciar via e io che intervengo tuffandomi di faccia praticamente. Ma che bravi cazzo, ormai ci ho già preso la mano col calcio e mi sta piacendo un sacco. Buono che tutti la lisciano. Spara che troviamo anche il 3-0, che diventa un 4 con la palla d'oro. Cappotto fine, minchia, cappottati. Guarda che scatto. Bellissimo. Dammi gli occhiali, dammi gli occhiali. La ciambara. Grazie per il calippone. Minchia, quanto bello Switch Sports. Non vedevo l'ora. Devo soltanto capire ora come funziona la questione della Lega Pro. E poi sono pronto a tryhardare.